benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Luigi Superstar Saga più scagnozzi di Bowser. Nello scorso video ho affrontato la strega ghignarda all'Accademia Crepapelle e poi ho affrontato anche Bowser e Ciampo per riprendermi la stella fagiolo, ma a quanto pare la stella fagiolo si è alzata in volo perché non ha gradito la voce di Peach ed ora ci ritroviamo su quest'isola sperduta. E sono apparsi i nemici? Oh no, non sono nemici. Lui essere di sole un'alba vorrei. Ah, scherzando, vabbè, cos'è Yoda? Comunque, vediamo un po' di capire che bisogna fare. Prima cosa, mettiamo le casette che abbiamo trovato nel vecchio registratore. Immagino. Il nostro gruppo di studio sulla civiltà del sorriso è giunto su quest'isola da una settimana. Ah no, ci sono già cassette dentro. Abbiamo dato un nome ai misteriosi esseri viventi che vivono qui. Sono i sorridenti. Loro sembrano parlare la nostra stessa lingua, ma il significato sfugge del tutto. Un pochino. Ah, questo era quanto? Allora andiamo avanti. No, non mi sembra ci sia molto qui, ma tranne un tubo giallo? Che però è in acqua. Ah no, beh, questo posso raggiungerlo così. Quale? Ah, non posso andarci. Ok, va bene. Credo di dover portare qualcosa qui, ma non so cosa. Comunque, andiamo avanti allora. No, sono tutti quanti civili questi. Ciao, salta qua sopra. Io a nessuno mai dire sul segreto della mia pietra di muro in sud-est dell'isola. Non dire mai che di fuoco e di tuono l'offerta nel buco cose causa grandi cose. Aver io mai detto questa cosa mai? Nessuno mai ha... Vabbè, va bene. Possiamo rompere questa pietra? No che non possiamo, ma che domande fai, Andrea? Deliziosi non sono? Cosa? Allora, io dovrei andare... Aspetta, c'è una cosa che mi sfugge ora. Io non potevo andare dritto qui. Sì, devo andare per di qua però, ecco. Oh, allora. Cos'è questo? Ciao. Questo è Palazzo del Tuono, fuori Palazzo del Fuoco. Ah, ok. Stanchezza. Io del tuono, il signore sono. No, della bugia, signore. Ok. No, al contrario. Ciao, sono Luigi. Chiamarci si può sorridenti. Ma perché lo sono? Cioè, non ho capito bene il significato. Tu che sei perduto all'interno del Palazzo del Tuono. Questo è un luogo di prove e dall'abilità per persone selezionate. Non so come sei potuto giungere fino a qui. Tuttavia non ho niente a che fare con te. Vattene senza indugio. Ma guarda, veramente c'è anche un'altra persona lì, ma non è per dire, ma... Oh! Chi osa toccare la scintilla della mano di tuono, pazzo! Ma se sei riuscito a toccare la scintilla senza perire nel tentativo? Dunque possiedi le qualità per controllare la tecnica della mano di tuono? Bene, iniziamo con l'insegnarti l'arte della mano di tuono. Innanzitutto usa il touchscreen oppure L o R per selezionare tuono. Tieni premuto B finché non hai accumulato abbastanza energia. Quindi lascia il pulsante. In questo modo puoi emettere una specie di fulmine. Provaci almeno una volta. Ah, che selezione! Pensavo fosse già selezionato. Thunder! Luigi ha imparato la mano di tuono.
Molto bene. Se nelle vicinanze si trova un apparecchio che conduce elettricità, conviene usare questo potere. Fatto! L'hai fatto! Che bello! Ok, questo è quanto allora? Va bene. Ah, devo andare di qua ora? Per aprire la porta a Marius? No, c'è questo. Ma avevo tolto? Thunder, feel the thunder. Evviva, è fatta! Mario! Allora, vediamo un po' se io con Mario posso effettivamente andare ora. A prendere. No, non penso Mario possa prendere questo potere. Anzi, Mario sicuramente il potere del fuoco. Infatti neanche me lo fa prendere. Quindi Mario sicuramente può usare il potere del fuoco. E Luigi il potere del tuono. Quindi io devo prendere il fuoco ora con Mario che si trova fuori. Mi ha detto uno dei pulcini. Carina sta parte, mi piace. Ah no, aspetta però. Posso già attivarlo? Ha senso attivarlo già da adesso? Sì, si può fare. Ok. Mi piace. E sarò sincero con voi, questa parte non me la ricordavo minimamente. Cioè, cancellata completamente dalla memoria. Ok, ci siamo, Un po' l'ho presa di monete. Tu chi sei? Ma vieni qui, per favore. Non siamo strani? Boh. Ah, ma aspetta. Ma è qui, è fatto allora? Così facile? E questo problema un sapere fischio, non so. Ciao. Questo palazzo del fuoco, fuori palazzo del tuono. Davvero? Stanchezza, oh. Mi dispiace, Tato. No, così. Se questa distanza dentro entri, signore del fuoco incontri. Pensi di cosa fare? Di entrare e prendere il potere del fuoco. Quella era l'idea all'inizio. Io sono. No, davvero, Fra? Non l'avrei mai detto. Benvenuto, benvenuto, benvenuto al Palazzo del Fuoco. Ti stavo aspettando, mi consumavo nell'attesa. Sì, ti aspettavo e ti sei fatto attendere. Qui non viene nessuno da più o meno 3.000 anni. Ma c'era quello sotto, il pulcino, come sarebbe? Perciò ho davvero aspettato troppo. Comunque, cosa sei venuto a fare qui? Tu qui? E qui? Qui. Cosa? Ma qui. Che cos'era questo posto? E noi cosa dovevamo fare? Cosa eravamo venuti a fare? Cosa? Dove siamo? E noi chi siamo? Chi sono? Beh, non c'è da sorprendersi quando non vedi nessuno per 3.000 anni, tante cose vengono dimenticate. Beh, fai pure quel che ti pare. Questo è il palazzo del fuoco e dove si apprende come usare il potere delle mani. Sì, ti stavo aspettando. Vuoi il potere delle mani, no? Vuoi conoscere il supremo potere dal nome Mano di Fuoco. Giusto, vero, giusto? Anche se non dice niente, lo si capisce dalla tua faccia. Ti spiego come utilizzare Mano di Fuoco. Innanzitutto usa il touchscreen oppure L o R per selezionare fuoco. Tieni premuto A finché non hai accumulato abbastanza energia, quindi lascia il pulsante. In questo modo scaturirà un'esplosione infuocata. Bene, provaci almeno una volta.
Mario ha imparato la mano di fuoco. Beh, va bene. Esegui questa azione nelle vicinanze di un oggetto infiammabile, così la verità ti sarà rivelata. E con questo io vado. Ciao allora, eh. Interesting, molto interesting. Ma tu non mi dici niente? Io so, e vabbè. Luigi! Teniamo la mano di fuoco. Ok, quindi ora ci siamo. Sì, era inutile, devo mettere salto. Però rimettiamo la mano di fuoco. Ok. Fire, fire, thunder, fire. Oh, ma qui è un'altra porzione dell'isola? Ok, vediamo un po' cosa dice questo registratore invece. Il nostro gruppo di studio è arrivato su quest'isola da appena 3 settimane. Oggi abbiamo fatto una scoperta incredibile. Abbiamo visto un sorridente rosso e provando a incendiarlo è accaduta una cosa singolare. Oddio. Improvvisamente il sorridente rosso si è trasformato in un mostro? Subito dopo ci ha attaccato. Lo studioso colpito si è tragicamente trasformato in un sorridente. Abbiamo concluso che se per qualche ragione si vuole incendiare un sorridente sia consigliabile stare a distanza e in questo modo si sarà sicuro. Anche i sorridenti blu reagiranno in un modo imprevedibile trasformandosi in mostri? Forse bisogna correre qualche rischio. Certo, ma è assolutamente necessario portare avanti gli studi. Ma scusami, tu vedi una persona, o meglio, un sorridente e gli dai fuoco così per divertimento? Ma non prende fuoco? Perché dice che prende... Non prende fuoco il sorridente. Vabbè, strano. Ah, ok, ecco, così appare il ponte, bene. Boh, non prende, ragazzi, non si trasforma. Forse sbaglio qualcosa io? Ok. Ma scusami, fermati. Ah no, basta che sto fermo così. Vabbè, ma non serve andare sopra, no? Siamo in fondo al mar. Che bello. Oh cielo, no, di là, qua. Ah, ok, capito. Ma scusa, no? Ma vabbè, però, cioè, io pensavo 1-1, no? Solo uno è scomparso, vabbè. Non importa. Cos'è quello ora? Oh, e vieni un po' qua. Ma scontriamoci, fammi capire cosa succede. Ma cos'è così? Ok, nuova guida? No. Mano? Ok, devo tenere premuto A e poi lanciarlo. Ah, però non devo farlo andare troppo. Ma scusami. Vai via. Io non ho ben capito, ma vabbè. Ah, va bene, ora ci sono. Ci sono ora, ho capito perché quando questi che possono svolazzare così non vanno. Chiaro?
Tessera lupo di mare. Ah. Devo vederle queste tessere, che dall'altra volta non l'ho vista ancora. Wow, 162 punti, non male. Certo, se riuscissi a non farmi colpire sarebbe tutt'altro di guadagnato. Oh, wow. Tessera frizzo, non male. Ah, lupo di mare, oddio, no. Punti fratelli calano di un bel po', calano. Questa, dai, che ci sta. Mentre per Luigi... Oddio, questa dà un sacco di difesa, ma... No, Luigi, niente, mi dispiace, Tato. Ma per te un'altra volta, vedremo. Non mi dispiacerebbe affrontare qualche nemico, eh. Però questi con... Ah, questi col martello, probabilmente. Appena arrivano li colpisco. E danno anche tanti punti esperienza. Oh, tanti, oddio, non male come punti, eh. Sì, vabbè, posso. Ecco, grazie. Niente nemico qui. Wow, calma. Ma cos'è? Aspetta, io posso andare dove voglio qua, mi stai dicendo? Ah, ok, però io voglio andare di qua prima. Forse, non lo so, qui c'è... Il fuoco quindi è aperto, giusto? Sta sezione è un po' troppo veloce, mi pare, non capisco perché. No, amico mio, non è proprio così che accade. Vabbè, stavo provando una cosa, ma... Perché ho visto una cavità, ho voluto provare se magari il fuoco andava, ma non credo. Non è una cavità come le altre, quindi... Era solo una prova. No. Bene. Boh, proseguiamo per di qua allora. Oh, interessante. No. Fuoco anche qui. No, cosa... Ma dai, ma direttamente? Ah. Pensavo fosse tipo quello il meccanismo d'accensione. Che fregatura. Va bene. Ah. Non mi piace la piega che sta prendendo sta faccenda. Perché io vorrei esplorare con calma, ma questi ti mettono il pepe al cu... al sedirino. Mettendoti sta scia di nemici e di sti cosi qui. Non mi fido ad affrontarli lì perché secondo me cadiamo sopra le spine e non è piacevole. Neanche un po'. E qui dentro? Allora, se non ricordo male erano...
1, 2, 3. Ah, sono questo. 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 E questo qui. Per un blocco e basta? Ah no, beh, insomma, dai, musica. E questi qui non si possono comunque passare. Ma scusa. Cioè, dammi via libera, no? O c'è, sti cosi ancora vanno in giro? Ah, questi potrei anche affrontarli perché alla fine non sono una grande minaccia. Bene, 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 si sale di livello. Mi piace quando si sale di livello. Mario, non hai neanche un po' i baffi. Prendili, Tato. Luigi invece di baffi ne ha fin troppi. Ti do un po' in velocità, Luigi. Te lo meriti. Ho detto che avrei dato tutto quanto in attacco da quel livello, dallo scorso livello in poi, ma non è vero, ragazzi. Cioè, posso dare tutto quanto in attacco? Mi sono scemonito? Oddio, abbiamo i ricetti? Ti pareva che facevano la fregatura questi? Va bene. Sono fagioli poi. Ovvio. Cos'altro potevano essere? Aspetta però, fammi vedere la mappa. Ok, sotto quindi non si può andare. Ma di là si poteva andare sotto, nella stanza di due stanze fa. Tocca vedere cosa c'è qua allora. Qua è bloccato? Ma è bloccato, non mi fa andare proprio. Ah, vabbè, ok. Niente da fare allora. Si va avanti. Sotto era tutto quanto bloccato, non posso farci niente. E continuo ad andare
di qua. Perché questi salvataggi così vicino? Qua niente. Boh. Non ho capito. Ma al confine di Fagiolandia? Strega ghignarda. Va bene questo qua? Beh, va bene chiunque. Ora, presto, presto! Ragazzi, allora devo dire che devo dire, che succede qui? Luogo del surf, oddio, ragazzo aprimi. Luogo del surf, boh. Diciamo che va bene così, dai. Ehi, vi ho cercato per un bel po', temevo che vi fosse accaduto qualcosa di tremendo. Dunque, Fagiolo Stella si è diviso in quattro parti, che si sono disperse ovunque. Cosa? Mi aiuterete a cercare le parti del Fagiolo Stella? Certamente, ve ne sarei grato, ma veramente non preferirei che voi due andaste all'aeroporto di Fagiolandia. La realtà è che la principessa Peach giungerà in questo paese. Per questo paese, la visita di un'autorità come la principessa Peach è un evento. Perciò mi piacerebbe che voi due foste presenti alla cerimonia di accoglienza. Ecco perché dovreste recarvi all'aeroporto di Fagiolandia. A proposito, l'aeroporto si trova a sud del borgo di Fagiolandia. Io vado avanti, ci vediamo là. Certo, capo, io intanto andrei a fare... Oddio, le bobombe? Che ci fanno qui le bobombe? Ah, lui fa... Oh, Ashton? Esplodono? No. Cioè, se esplodono in faccia al nemico è meglio. Mamma mia, che dolore però che fate. Non è normale, eh. Ah, perché stanno a livello 26, ho capito. Quindi insomma non è ancora per me. Almeno uno, dai. Oh. Niente, Mario è andato.
Allora, qua è un po' pericolosa la faccenda, quindi io me ne andrei veramente da qui, ragazzi, ve lo dico. Mi pare molto pericolosa. Sì, vabbè, però. Vorrei solo capire questo cosa fa. Oh, e allora? Oh, ci vuole tanto a scocciare. Oh, allora, qua c'è Koopa all'irremovibile. Questo non se ne va. Ecco, niente. Non se ne va. Me ne vado io, guarda che è meglio, a sto giro. E qua che ci sta qua dentro? Oh? Aspetta! Ah, non posso andare qua sopra. Dunque, a sud di Faggiolandia? Ok. Allora, nel prossimo episodio, amici miei, andremo a raggiungere la Principal's Peach. Accidenti. È qua, vero? Sì, è proprio qua. Vediamo un po' un attimino. Sì, come ci arrivo? Ah, certo! queste non posso romperle, ovviamente. Che me lo domando a fare. Ok, direi allora che posso fermarmi qui per questo episodio. Nel prossimo andrò a trovare la principessa Peach che arriva all'aeroporto di Faggiolandia. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video in descrizione. Trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!